Bene, amici di Smart Revolution, oggi grazie all'aiuto di un caro amico siamo riusciti ad avere un telefono che ci interessava parecchio, anche perché io amo molto il brand Huawei ormai dal Mate 7. A me la serie Huawei piace, la serie Mate fa impazzire. Amando tantissimo il Mate 9, non potevo cercare di procurarmi il Mate 9 Pro. Come sapete, Huawei, quando ha presentato il Mate 9, ha presentato poi due versioni, la Porsche Design e la versione Pro, che hanno praticamente le stesse identiche caratteristiche, tranne che per lo storage interno di 256 GB sul Porsche Design e per il prezzo. Il Pro non è ancora disponibile da noi in Europa, pare che sia solo per il mercato cinese, ma anche questa è una cosa che non sappiamo ancora quanto effettivamente sarà così, perché in Europa si trova soltanto il Porsche Design a 1.370 circa euro, quindi parecchi soldi. Il Pro non costa tanto meno, ma al di là di questo andiamo subito a vedere l'unboxing. Bene, eccola qui la versione Pro del Mate 9. Andiamo a vedere subito la confezione in ormai chiarissimo stile Huawei e in maniera particolare Mate, tutta nera con il logo dual camera da Leica. Come sapete, anche qui abbiamo una doppia fotocamera co-ingegnerizzata con e sviluppata con Leica. Eccolo qui il nostro terminale, lo vediamo tra un attimo. Vediamo quella che è la dotazione e la confezione, ricorda molto quelle che sono le caratteristiche anche estetiche di packaging del Mate 9. Abbiamo qui questo contenitore con questo 02 che onestamente mi sfugge cosa possa indicare, all'interno del quale troviamo il caricabatterie, come vedete, in standard non italiano ma sicuramente UK o internazionale. Questa confezione, questo contenitore che all'interno del quale noi abbiamo queste cuffie che sono in ormai classico design di Huawei, che ricordano un po' gli AirPods di Apple, e vediamo questa rifinitura, questa bordatura cromata che ricorda un pochettino il colore del terminale. Ora non so se ogni terminale ha una colorazione differente a seconda di quella che è, diciamo, il colore principale del telefono o meno. Abbiamo poi qui un cavo che è ovviamente in standard USB Type-C, perché ovviamente abbiamo a bordo un USB Type-C, e un piccolo adattatore da Type-C a micro USB, sicuramente. Vediamo ovviamente caricabatterie, questo sarà un fast charge, visto quello che esattamente vedete, supercharge, visto quelli che sono gli standard ormai da parte di Huawei. Vediamo cosa abbiamo invece all'interno di questa confezione. Abbiamo come sempre il pin per rimuovere il carrellino, che in questo caso non porta espansione di memoria, manualistica brevissima e cover molto simile a quella che abbiamo trovato sul Mate 9, comunque su tutta la serie Mate. Come vi dicevo, non abbiamo, se andiamo ad aprire questo carrellino, lo slot per la micro SD, ma abbiamo semplicemente l'alloggiamento per due SIM. Avviamo il nostro dispositivo. Come vedete, lo saprete sicuramente, abbiamo un display con una leggera stondatura, un leggero effetto age, adesso si sta avviando. Posteriormente tutto metallo spazzolato in questa colorazione gold. Troviamo ovviamente le doppie fotocamere che sono posizionate con i sensori posizionati in maniera differente rispetto al Mate 9. Guardando dall'alto credo che possiate vedere come c'è questa doppia curva age sia sulla parte anteriore che sulla parte posteriore. Ovviamente sensazione bellissima, vi faccio vedere. In questa versione abbiamo già l'italiano come
lingua preimpostata, perché è una versione internazionale. Dicevamo, rifiniture metalliche bellissime. Vi faccio notare che per la prima volta su un Huawei abbiamo il lettore biometrico in posizione anteriore. Accettiamo, vediamo, ora ci vorrà probabilmente l'impostazione Wi-Fi, poi andremo avanti e lo installeremo. Comunque, vi dicevo, come vedete, per la prima volta abbiamo un lettore di impronte, lettore biometrico di impronte in posizione anteriore. Posteriormente invece il retro è ormai pulito, c'è soltanto la doppia fotocamera e il brand Huawei. Come primissima sensazione, un touch and feel altissimo, ma già lo avevamo sul Mate 9, ovviamente più compatto, più contenuto rispetto a quello che è il Mate. Vi faccio giusto vedere un altro 5 pollici 5 a me molto caro, che sto utilizzando ormai da un po' di tempo, e che è il Pixel XL. Come vedete c'è una maggiore ottimizzazione degli spazi, anche se non particolarmente marcata, ma comunque si ha una sensazione di leggerezza e di compattezza maggiore questo Huawei rispetto al Pixel. Non vi posso far vedere perché ha bisogno, vediamo se ci fa andare avanti. Vediamo un pochettino, volevo soltanto farvi vedere il... Saltiamo. Volevo soltanto farvi vedere il nuovo display, che è in una risoluzione, come grande differenza rispetto alla versione normale del Mate 9, appunto la presenza di questo display QHD, che invece non abbiamo sul Mate 9. Vediamo, insomma, gamma cromatica davvero davvero molto molto bella, un display, spero che si possa vedere, che possiate vedere anche voi quanto è bello questo display. Sicuramente il QHD, il pannello QHD, si vede in maniera assoluta, in maniera totale. Detto questo, ovviamente io vi lascio, perché me lo vado a configurare per bene. Restate collegati, perché nei prossimi giorni sicuramente avremo poi la recensione completa.